Studieranno per ottenere la qualifica di operatore per la realizzazione di opere murarie e impermeabilizzazione. È un progetto di inclusione sociale, rivolto ai detenuti ospiti della casa circondariale di Castrovillari, volto anche al reinserimento lavorativo. 20 detenuti della casa circondariale di Castrovillari saranno i protagonisti del protocollo d'intesa firmato oggi dalla casa circondariale Rosetta Sisca, la FENAILP, l'ente di formazione Forma Retail e i Lions. Abbiamo creato questa sinergia di stakeholders per poter fare questo corso di formazione a dei detenuti per poi ricollocarli nel mondo del lavoro. Bisogna darsi a chi è stato meno fortunato di noi. Questo è un progetto importante, un progetto penso unico nel suo genere e credo che sia uno dei pochi progetti fatti in Italia. Una esperienza che guarda all'inclusione sociale, offrendo una vera opportunità di riscatto a chi oggi fa i conti con gli errori del passato e sconta una pena detentiva, ma ha voglia di ricominciare. Io, abituato a sognare, voglio trasmetterlo a tutte queste persone, proprio nell'ambiente dove vivono in questo momento, a dargli lo stimolo al rilancio nel mondo del lavoro. 240 ore di formazione per costruirsi un futuro occupazionale spendibile nel secondo tempo della vita, evitando così il rischio di recidiva. Trovare un lavoro pronto che già ti aspetta significa evitare al 99% la recidiva e quindi ricadere nella commissione di reati e quindi dare veramente un senso all'articolo 27 della Costituzione e al nostro lavoro. Un tassello importante per la rieducazione dei detenuti, frutto di sinergia tra diversi enti e associazioni di categoria, che punta al lavoro per ridare dignità a chi ha voglia di riscatto sociale e occupazionale dopo il fine pena. Per un altro anno saranno finanziate le imprese in modo che loro prendano quella dimestichezza. Dando una vera opportunità, quindi formazione e poi ricollocazione nel mondo del lavoro, sicuramente daremo una mano in questo senso ed è fondamentale.